Allora, Presidente, una risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa in solidarietà a Tizian, questo giovane cronista impegnato, sul fronte della lotta antimafia. Il significato di questo documento? Mi pare un fatto di grande importanza per due ordini di ragioni. Il primo è che c'è una condivisione piena. Ogni singolo consigliere ha voluto firmare quella risoluzione, cosa testimoniare non solo la solidarietà dell'Assemblea, ma di ognuno di noi a fianco del lavoro di Giovanni Tiziano. È un fatto molto grave. Consideriamo che Giovanni Tiziano solo pochi giorni fa era insieme a noi a presentare il primo rapporto sulla situazione delle mafie in Emilia-Romagna, un rapporto che ci ha dato uno spaccato del fenomeno che ci porta oltre il fenomeno del rischio infiltrazione o della presunta presenza delle mafie, ma che parla di radicamento e che parla di una mafia che interviene in diversi settori di attività economica della nostra regione. E proprio dopo quella presentazione Giovanni è stato raggiunto da queste minacce, alle quali vogliamo aggiungerci la risposta straordinaria che Modena ha dato in queste ore, in questi giorni, insomma, un no forte alla paura, all'intimidazione, e ci aggiungiamo all'unico appello che ha fatto bello, vero, sincero Giovanni Tiziano, quello di poter continuare a lavorare. Non ha chiesto che al più presto questa situazione venga superata, sa della difficoltà in cui ci troviamo, ma di poter tornare a fare il suo lavoro, di poter fare inchieste, di poter denunciare. Ecco, è l'impegno che deve caratterizzare ognuno di noi, quello di denunciare qualunque cosa noi vediamo, viviamo, tocchiamo in prima persona. L'Assemblea ha promosso questo rapporto sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna, è un problema serio, concreto. È un problema talmente serio che ci abbiamo dedicato l'attenzione al lavoro di non una ma due leggi regionali, una specifica di settore sul tema dell'edilizia e degli appalti, che noi sappiamo essere uno dei terreni di potenziale infiltrazione, il terreno privilegiato, insomma, verso la quale anche la criminalità organizzata guarda. La seconda è una legge regionale più trasversale rispetto al tema della criminalità organizzata, in cui ci sono alcuni impegni concreto, essere a fianco degli enti locali nei programmi di promozione della legalità, un lavoro sui beni confiscati alla mafia. Di recente, proprio in questi giorni, la Giunta ha licenziato la prima tranche di provvedimenti, si parla di risorse importanti, di oltre 60 progetti sul territorio, quindi azioni concrete. L'altra è una dimensione profondamente culturale, di cittadinanza, di civismo. Non è un caso che ci siamo candidati come Assemblea legislativa a ospitare il primo centro regionale di documentazione, perché io penso che questo fenomeno verrà aggredito e combattuto a viso aperto solo quando in ogni famiglia, in ogni scuola, in ogni impresa, nella coscienza e nella consapevolezza di ogni emiliano romagnolo ci sarà consapevolezza piena, responsabilità piena fino in fondo, e quindi questo lavoro culturale che sta secondo me nelle prerogative dell'Assemblea legislativa.